Premiati questa mattina a Bucine 25 studenti residenti nel comune che lo scorso anno sono usciti con la media pari o superiore al 9 dall'esame di terza media, non solo comprensivo locale dunque, ma anche tre ragazzi del Mochi di Levane che sono però bucinesi. Un record di premiati che è un riconoscimento al loro impegno, ma anche al lavoro proficuo degli insegnanti. Le borse di studio sono state elargite grazie al contributo della COP di Bucine. A noi fa molto piacere di rimarcare, perché vuol dire che il percorso della scuola media, ma non solo, è stato un percorso ottimo che poi darà sicuramente risultati nella scuola superiore. È un bel riconoscimento che serve sicuramente da motivazione ai ragazzi per fare di più, per fare meglio. Potremmo dire non ne hanno bisogno, però ogni tanto un riconoscimento è quanto mai utile, soprattutto per loro e per le famiglie che possono avere anche un aiuto di carattere economico, laddove le iniziative che hanno fatto i ragazzi sono state sempre e comunque molto positive. Riusciamo a dare un giusto riconoscimento a tutti i bambini residenti nel comune, ma anche quest'anno anche a quelli che frequentano tutti gli istituti del comune. Riusciamo a dare questa borsa di studio che in qualche modo rende merito al loro impegno e ai loro risultati. Come detto, fondamentale l'impegno economico della COP di Bucine. Noi siamo chiaramente sempre molto vicino a quelle che sono le iniziative e tutto quello che è appunto il nostro territorio, e dare un premio a questi ragazzi, vedere le loro facce appunto quando si premiano, ormai sono anni che lo facciamo, per noi ci ripaga appunto di tutto quello che diamo in accordo con il comune di Bucine. Peraltro, per il prossimo anno è stato lanciato anche un nuovo concorso dal sindaco Tanzini, oltre che per le valutazioni alte saranno premiati gli studenti che parteciperanno ad un progetto di riscoperta del proprio territorio comunale.